ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ore 17:30, sembra già quasi notte, ma non lo è, ragazzi, è ancora pomeriggio. Scendiamo in campo in quella di Picerno, una partita importante per continuare ad aumentare il distacco sulle pretendenti in questo percorso che veramente al momento stiamo facendo in maniera grandiosa. Andiamo in quel di Picerno, ragazzi. Un campo che a mio parere dire imbarazzante è dire poco, un campo che nel 2024 è di erba sintetica, perché nel 2024 deve avere nella terza categoria italiana si gioca ancora sui campi sintetici, poi ci diciamo perché il calcio italiano non cresce, un campo che il campo di allenamento del Benevento è 2 volte più grande, però diciamo un campo molto molto particolare. Questa però non deve essere una scusa per venire meno. Dobbiamo cercare di portare punti, di non perdere punti soprattutto, quindi vedremo cosa deciderà il mister. Penso che oggi vedremo Simonetti di nuovo dal primo minuto, a come il mister ha fatto capire, però poi non lo so, e quindi si ritornerà alla formazione iniziale delle scorse partite, non ci saranno colpi di scena. Nulla, che dirvi ragazzi, un Picerno che anche loro si trovano in un periodo positivo, anche se sono decimi in classifica, però hanno fatto dei risultati comunque importanti, quindi non dobbiamo sottovalutare nulla. Dobbiamo entrare in campo, dobbiamo provarla a vincere a tutti i costi. Detto ciò, noi ci vediamo dopo a fine Eccoci qua video, ragazzi, la speriamo, con partita buon è risultato. terminata, finisce 1-0 in quel di Picerno. Come avevo detto all'inizio video, l'importante non era non perdere punti. Purtroppo questo non è accaduto, però io dei spunti di riflessione li vorrei fare. Oggi nel primo tempo purtroppo il Benevento ha cercato degli spazi, non era la partita degli spazi, in quanto il campo del Picerno era abbastanza imbarazzante, come sapevamo, quindi gli spazi erano molto 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 stretti, lo sapevamo. Si giocava sui cross, soprattutto sulle palle, si cercava di giocare sulle palle lunghe, ma il Benevento poi alla fine non ha trovato chissà quali spazi, chissà quale situazioni per portare al gol e andare in vantaggio. Siamo stati bravi a non prenderli, dobbiamo essere, anche se ci sono state due o tre occasioni per il Picerno che veramente giocava a memoria, sapeva bene, è casa loro, è un campaccio, in quel campaccio ci giocano benissimo. E quindi il primo tempo finisce 0-0, ragazzi, ma nulla di eclatante. Cioè, se vi do il Benevento li ha surclassati, abbiamo avuto 10 occasioni gol, così non è stato. Entriamo nel secondo tempo. Nel secondo tempo, vi dico la sincerità, dato che loro avevano dei difensori molto alti, quindi era difficile giocare con i cross avendo noi giocatori bassi al centro, pensavo il mister avrebbe fatto qualche cambio. Purtroppo Auderi non si smentisce anche quest'oggi. Prendiamo gol al 70° ed erano già 5-10 minuti che si vedeva, il Benevento stava iniziando a subire e ha bisogno di forze fresche. Ma finché non prendiamo il gol, finché uno non sta a terra che con i crampi, non si cambia. E Auderi è questo è Auderi, ragazzi, non ci meravigliamo di nulla. Prendiamo il gol e poi non riusciamo più a fare nulla, dobbiamo essere onesti. Cioè, cambia al 76°, finalmente si sveglia e dice: va bene, forse qua devo cambiare qualcosa. Poi cambia all'85°, e quindi giusto in tempo sono arrivati i cambi. Io sono del parere che non ci dobbiamo nascondere dietro un dito e dire: beh, siamo al primo posto, abbiamo tanti punti di vantaggio sugli altri, quindi possiamo permetterci. Finché il martello è caldo, lo ripeto, bisogna batterlo. E oggi doveva essere cambiato qualcosa, non si deve essere sempre presuntuosi in quegli 11, soprattutto quando vedi che qualcosa non va, c'è bisogno di trovare una quadra. E nulla, quindi ragazzi, questo è per oggi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Prossima partita derby, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Oggi sono un po' amareggiato, ma con il mister, ragazzi, perché rivediamo sempre le stesse cose. Fatemi sapere la vostra. Un bacione a tutti, e con la pioggia e con il vento, sempre forza.